Bene ragazzi, finalmente riesco a portarvi sul canale anche la nuova Audi A1. Vabbè, ormai è già uscita nei saloni italiani, però voglio farvela vedere lo stesso, nel suo nuovo carattere, diciamo. Questa è la 30T FSI. È stata molto rivisitata nell'estetica. Monta ovviamente il pianale MQB, che ormai montano quasi tutte le auto del segmento, come anche la Golf o l'Audi A3. Andiamo a vedere l'anteriore, nera, il tetto nero con la colorazione bianca, penso che ci stia veramente bene. La griglia anteriore, che appunto è andata a sono andati a modificare con i gruppi ottici totalmente rivisitati, diciamo che un po' le sembianze della scorsa generazione ci sono, però con molte migliorie. Il tributo comunque alla storia, grazie a queste tre piccole prese d'aria, e magari se riesco a farvela vedere anche dentro. Ok, molto assottigliata, molto spigolosa negli interni, anche partendo dalla portiera e andando poi sul cruscotto, dove troviamo una diciamo tipologia di cruscotto molto, molto spigolosa come le portiere, l'infotainment al centro della plancia, virtual cockpit anche qui, e i materiali qua molto ruvido, qua materiale soft touch, plastica, e il tetto ruvido. Questo qua è la versione comunque S, quindi un pochino più accessoriata rispetto alle loro concorrenti. Volevo provarmi anche a sedermi nel posto del guidatore, se riesco. Andiamo a vedere anche dalla parte del guidatore, qua hanno lasciato un ricordino, glielo mettiamo da un'altra parte, glielo mettiamo qua, guarda. Non mi piace tanto il materiale che hanno usato per fare la parte, diciamo, più esterna del volante. Sopra sì, anche sotto hanno usato la solita pelle che siamo abituati a vedere, come anche qui sopra c'è il materiale soft touch, e diciamo che è tutto al servizio del guidatore, perché avendo orientato la plancia in questa maniera, come si vedeva anche nelle vecchie Golf, come ad esempio la Golf 4, tutto al servizio del guidatore. Comunque hanno fatto dei passi in avanti, diciamo. Purtroppo l'unica pecca è il prezzo, perché adesso ovviamente qui non ci sono i prezzi, però diciamo che costicchia già anche una A1 fatta con questo allestimento, un lusso che magari diventa per pochi, che però va a sostituire in maniera molto adeguata la vecchia generazione.